Il 4 ottobre di ogni anno nella Basilica di San Francesco in Assisi vibra l'anima di tutta la nazione nell'omaggio alla vita evangelica di San Francesco e al messaggio di amore e fratellanza universale che il poverello d'Assisi ha consegnato con il suo esempio. Alla presenza di una gran folla di fedeli e delle autorità civili e religiose, il sindaco del capoluogo di una regione scelta a turno a rappresentare i comuni d'Italia riaccende la lampada votiva che rischiara la cripta dove riposano le spoglie mortali di Francesco. Per un intero anno la lampada arderà con l'olio offerto a nome di tutti gli italiani dagli abitanti di quella regione. Nel 2016, per la quarta volta, è toccato al Piemonte offrire l'olio votivo. Era già avvenuto nel 1940, nel 1957 e nel 1996. Con il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, la delegazione piemontese era composta dal presidente della giunta regionale, Sergio Chiamparino, dai consiglieri Davide Gariglio, Stefania Bazzella e Alfredo Monaco, dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e da molti primi cittadini. Celebrare San Francesco è sempre un'esperienza molto alta, soprattutto nel momento storico che viviamo oggi. Lui può essere un faro, un riferimento sul vero e sano e genuino modello di vita, che deve essere quello dell'esempio, quello di donarsi agli altri, quello di essere inclusivo, quello della solidarietà. Una solidarietà e un'attenzione agli ultimi che deve diventare la vera rete infrastrutturale del nostro paese. E una rete infrastrutturale del nostro paese può nascere solo dalla parte politica, da chi rappresenta le istituzioni, che si mette al servizio della gente. Purtroppo oggi questo non avviene. Può essere retorica, ma tant'è, questa è sostanza. San Francesco è riuscito a far tenere per mano la parte laica e la parte cattolica. San Francesco o Francesco è un santo tanto amato, però difficile poterlo imitare. Però se quella è la direzione di marcia, noi cerchiamo di andare verso quella direzione. La cerimonia si ripete dal 1939, da quando, era il 18 giugno, Papa Pio XII, a tre mesi dalla sua elezione, proclamò Santa Caterina da Siena e San Francesco patroni d'Italia. Il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. Così il pontefice definì Francesco, già santo dal 1228, a meno di 2 anni dalla sua morte, per volontà di Papa Gregorio IX. La decisione di Pio XII fu assunta dopo aver ascoltato le tante richieste dei vescovi che riportavano la volontà degli stessi fedeli, ma anche e soprattutto i sentimenti della popolazione italiana. In quell'occasione i comuni della nazione offrirono al loro celeste patrono la lampada votiva, disegnata dall'architetto Ugo Tarchi e presentata nel settembre 1937 al padre generale dell'epoca. Realizzata in bronzo lucido e argento, è alta 1,20 m e contiene simbolicamente l'olio, segno di gratitudine e stima, ma anche riconoscimento del significato delle proposte francescane. La fiamma rappresenta invece l'amore per Cristo crocifisso. Questo gesto simbolico porta in sé un significato profondo. Rappresenta un omaggio alla perenne luminosità dei valori che San Francesco, da 8 secoli, continua ad annunciare e ai quali l'uomo e la società di oggi guardano con grande speranza. Molti piemontesi, scolaresche, gruppi, singoli cittadini hanno partecipato il 3 e 4 ottobre del 2016 alle celebrazioni nazionali. Le autorità piemontesi si sono ritrovate il 3 ottobre nel cuore di Santa Maria degli Angeli in piazza Garibaldi per l'incontro con la municipalità di Assisi, alla presenza dei rappresentanti della regione Umbria. Nel corso dei primi saluti istituzionali le autorità umbre hanno reso omaggio a quelle piemontesi con i biscotti di frate Jacopa, il cui nome si deve a Jacopa de Sette Soli, la nobildonna romana che, diventata vedova, conobbe San Francesco a Roma, diventando una sua fedele seguace.
Fu proprio durante quel suo primo soggiorno romano che Francesco assaggiò quello che sarebbe diventato il suo perenne peccato di gola, i biscotti che Jacopo de Sette Soli preparava con la pasta di pane, miele, mandorle e mosto d'uva e che Francesco volle anche sul letto di morte. La piazza Garibaldi in corteo, insieme ai presidenti delle regioni e province del Piemonte e dell'Umbria, ai sindaci dei comuni del Piemonte, al sindaco di Assisi e alle altre autorità, la delegazione piemontese ha raggiunto la basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, dove è stata accolta da padre Rosario Gugliotta, custode del convento. All'interno della basilica la piccola cappella dove San Francesco comprese la sua vocazione, accolse Santa Chiara e i primi frati e ricevette il perdono di Assisi e dove, per volontà dello stesso Francesco, il santo di Assisi è morto la sera del 3 ottobre del 1226. Dopo la solenne commemorazione del transito di San Francesco, si è svolta la tradizionale cerimonia dello scambio dei doni. Il presidente Sergio Chiamparino ha portato un vassoio in argento e un centrino realizzato al puncetto valsesiano. Il presidente del Consiglio, Mauro Laus, una copia anastatica del volume Le miniature di un libro d'ore. Al mattino del 4 ottobre, le autorità piemontesi hanno nuovamente incontrato le municipalità di Assisi nella sala della conciliazione del Palazzo Municipale. Qui, dopo un altro tradizionale scambio di doni, il Presidente del Consiglio, insieme al Presidente della Giunta regionale e ai sindaci del Piemonte, ha firmato il libro d'onore per poi raggiungere in corteo la Basilica Superiore di San Francesco, dove è stata officiata la Santa Messa presieduta da Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, con i Vescovi del Piemonte, il Vescovo di Assisi, i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane. Durante la cerimonia, la sindaca di Torino, a nome di tutti i comuni d'Italia, ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia, con l'olio offerto dal Piemonte. Infine, nella loggia del Sacro Convento, i saluti di padre Marco Tasca, ministro generale delle Famiglie Francescane, del ministro Gianluca Galletti, in rappresentanza del governo italiano, e del presidente Sergio Chiamparino.